Allora, siamo pronti per l'operazione di chiusura. Faremo una chiusura un po' impegnativa, diciamo. Per farla occorre bagnare, inumidire queste cannucce in maniera da renderle un pochino più flessibili durante la lavorazione. Allora, partiamo. Prendiamo un montante, lo andiamo ad accavallare sul secondo, inseriamo all'interno, per ricordarci la partenza, un pezzettino di cannuccia. Facciamo questa operazione per una, due, tre volte. Ora prendiamo questa prima cannuccia e l'andiamo a passare dietro a questa. Io avrò bisogno di aggiungere cannucce, vedete, sono cortine. Prendiamo ora questa cannuccia, questo montante, e lo andiamo a passare anche lui qui dietro. Quindi ci troveremo due cannucce dietro a questo montante. Ora dobbiamo prendere questa cannuccia, la allunghiamo, per me è corta, e la andiamo a passare su questo. Ora prendiamo questo montante e lo andiamo a passare dietro a questa cannuccia in maniera da avere due cannucce anche qua. Quindi due, due. Andiamo ora ad aggiungere una cannuccia in questa posizione, fermeremo dopo all'interno. Quindi a questo punto avremo due cannucce qua, due e due. Dopo aver inserito la cannuccia, lavoriamo sempre con la cannuccia interna, quindi in questo caso quella che abbiamo inserita, la passiamo dietro il montante, così, e il montante insieme. Ci rimane sempre una cannuccia in questa posizione, lavoriamo sempre con quella interna, quindi questa va qua e il montante. Questa rimane. Andiamo a prendere questa interna, dietro a montante e montante. Ok? Quindi rimane sempre al di fuori del lavoro una cannuccia. Noi usiamo l'interna per lavorare. Sono andata un pochino avanti col lavoro, ma voglio terminare facendovi vedere bene questa lavorazione. Allora, una cosa che dovete fare attenzione è che sempre avete tre parti con due cannucce. Queste rimangono tutte singole. Quindi prendiamo questa cannuccia, sempre quella delle prime, la parte interna, quindi questa resta. Utilizziamo questa per l'intreccio che ora io vado ad allungare. Allora, dietro a questo montante, così, e il montante insieme, così. Ok? Due, due, due. Questa rimane, questa è da lavorare, andiamo ad allungarla. Ok, questa interna, dietro a questo montante, così, e il montante
insieme, così. Vedete, rimangono sempre 2, 2, 2. Questa cannuccia rimane, questa è quella che andremo a lavorare. Allunghiamo. Questa dietro il montante e il montante insieme. Questa cannuccia rimane, questa andremo a lavorarla, la allunghiamo. Dietro a questo montante, così, e il montante insieme. Questa cannuccia rimane, questa la andremo a lavorare. Allunghiamo. Okay. Dietro. Questa cannuccia rimane, questa è quella che andremo ad andare a lavorare. La vado ad allungare. Dietro a questo montante, tiriamo verso avanti, montante insieme. Ora siamo giunti al punto di partenza iniziale, quindi dobbiamo andare a fermare il lavoro. Allora, a questo punto dobbiamo prendere la cannuccia interna e la dobbiamo andare a inserire esattamente nel punto in cui avevamo messo all'inizio questa cannuccia. Quindi la ripieghiamo su se stessa e la inseriamo qua dentro. Ok. Poi prendiamo il montante rimasto e anche lui lo inseriamo qua. Quindi ci ritroviamo nella situazione con due cannucce, due cannucce, due cannucce. Terminiamo prendendo questa cannuccia e andandola a inserire, magari aiutandosi con un ferro da calza, se lo trovo, eccolo, in questo punto. Adesso ci andiamo a guidare a fare scorrere la cannuccia. Ok, proseguiamo, questa resta e questa andrà in questo punto successivo, sempre col ferro da calza ci andiamo ad aiutare. Pieghiamo bene, inseriamo, facciamo scorrere.
verso l'esterno, l'ultima cannuccia la andremo a inserire in questo punto dove troviamo questa qui, che è, vi ricordate, all'inizio ne avevamo aggiunta una? Esattamente questo punto. Quindi praticamente questa ultima cannuccia qua poi l'andremo a eliminare. Ora vedete l'intreccio, intreccio molto bello, potrebbe essere anche già finito così, dare la colla e tagliare, ma noi andremo avanti. Passiamo ora alla fase successiva. Praticamente andiamo a prendere la cannuccia ed accavallarla verso l'interno del lavoro, così. Nella prima cannuccia, come abbiamo fatto in precedenza, mettiamo un bastoncino, una metà cannuccia, per ricordarci il punto di partenza. Proseguiamo questa cosa per tutto il lavoro. Caduto barattolino. Arriviamo al punto d'inizio ed andremo ad inserire la cannuccia dove avevamo messo il pezzettino che ora è sceso. Andiamo ora a realizzare l'ultimo passaggio. Sempre il nostro pezzettino di cannuccia lo inseriamo e questa volta andiamo a sovrapporre la cannuccia e a piegare verso il basso. Adesso io qua sono rimasta naturalmente con un moncherino, così, e verso il basso. Questa può rimanere anche così perché questo sarà l'ultimo giro, quindi poi andremo a tagliare l'eccedenza, tanto vale che questo pezzettino rimanga da solo. Questo, così, verso il basso, questa, sopra, e verso il basso. Troveremo praticamente tutte le cannucce fuori e si creerà questo tipo di lavorazione. Faccio un altro pezzettino, questo, verso il basso. L'ultimo pezzettino di chiusura. Ultimo pezzettino di chiusura. E quindi inserimento nella parte finale dove c'era il bastoncino. Giriamo ora il lavoro dal rovescio. Andiamo a mettere una punta di colla in tutti i punti di corrispondenza delle cannucce e terminiamo tagliando l'eccedenza. Una volta asciugata la colla in questi punti, sarà ora possibile il taglio delle cannucce. Io uso una pinza perché viene un taglio molto netto ed è anche più facile che con la forbice.
tagliamo tutto quanto, diamo una passata a questo punto di colla su tutto il lavoro e se intendete colorarlo potete già anche accolorarlo. Le parti che andremo a intrecciare su questa griglia io le farò in colore contrastante, motivo per cui se intendete fare la stessa cosa colorate il lavoro, poi vi faccio vedere come faremo queste parti. Dopo aver passato la colla, in questo caso io ho aggiunto alla colla anche del bianco perché le cannucce erano già bianche ma volevo un effetto ancora più bianco per usare delle cannucce di contrasto, andiamo a fare un intreccio particolare. Per il momento lo farò nella fila centrale della nostra griglia. Allora prendiamo delle cannucce, le cannucce che io avevo colorato con il mordente, e le andiamo a schiacciare molto bene. A questo punto partiamo e andiamo a lavorare inserendo praticamente la cannuccia, la teniamo con la mano, dopo la andiamo a broccare, così abbracciamo bene intorno a questa parte e andiamo avanti inserendo sempre verso l'interno. Questo è l'intreccio. La stessa cosa l'andiamo a fare per la parte sotto, però al contrario, cioè partendo da questo punto entriamo aspettate che non riesco a tenere prendiamo un'altra molletta per tenere stretto questo qua. Entriamo dentro, usciamo, facciamo aderire bene e andiamo verso l'interno. Spero si riesca a vedere, passiamo, entriamo. Questo lavoro deve essere piuttosto tirato, quindi è importante che le cannucce queste siano belle dure, altrimenti andrebbe a sformarsi il lavoro. Entriamo e usciamo così. Entriamo e usciamo così. Guardate che bell'effetto, a me piace moltissimo. Questa la lavorazione l'avevo fatta anche in una delle mie lampade senza spiegarvi poi la realizzazione, così adesso avete visto anche questo qua. Questo tipo di lavorazione si può fare in questo modo, eventualmente invertita, quindi invece di entrare con le cannucce dall'interno entrare dall'esterno, quello che vi dice la fantasia. Possiamo farlo naturalmente per tutte le tre fasce che abbiamo, ma la si può fare anche in verticale. Naturalmente, decidendo di farla in verticale, è bene farla prima di avere fatto la chiusura. Proseguiamo fino alla fine. Allora, il giro è terminato, guardate che bell'effetto che fa. Ho pensato di fare anche gli altri due spazi. Ora sto lavorando la parte sotto. Il sistema è lo stesso, ma sto andando al contrario, nel senso che quando vado a intrecciare inserisco dentro la cannuccia e invece di farlo uscire dall'interno come facevamo prima, la vado a far uscire dall'esterno del lavoro, quindi effetto contrario, sempre carino, tanto per dare un po' di movimento. Reinserisco dentro e tiro fuori
dall'esterno. Inserisco dentro e tiro fuori dall'esterno. Ho finito anche il secondo giro, guardate che carino. Ormai che ci sono, farò anche la parte sopra come questa qua. Ho terminato anche l'ultimo intreccio decorativo, ecco l'effetto finale. Adesso non ci resta che mettere i manici. Naturalmente questo tipo di cestino si può fare senza la decorazione, utilizzando una chiusura più semplice, e non è necessario fare tutta questa lavorazione. Questa è la mia interpretazione personale. Allora, siamo giunti all'ultima fase, i manici. Come vedete, ho già realizzato un manico di tutta questa parte. Si tratta di un manico molto semplice, vi faccio vedere ora come si fa. Allora, prendiamo tre cannucce, andiamo ad aprire un varco all'interno dell'intreccio e andiamo a inserire tre cannucce. In questo caso io ho usato lo stesso colore che avevo utilizzato per fare la parte sotto. Ecco fatto. Le inseriamo all'interno del lavoro, circa la metà, e le alziamo così. Stesso lavoro facciamo da questa parte. Apriamo un varco con il ferro per poter far entrare comodamente le cannucce. Inseriamo. Ecco fatto, circa la metà, e procediamo così. A questo punto prendiamo del nastro da imbianchino, carta gommata, nastro da falegname, come la volete chiamare, e andiamo a bloccare insieme le cannucce, non troppo in basso perché altrimenti poi si rischia che si vedrebbe il nastro. Così stringiamo abbastanza bene . Ecco fatto. Stessa cosa facciamo per questa parte. Ok, a questo punto andiamo con le mani un pochettino a piegare per dare la forma come da questa parte. Quindi proviamo a piegare così, cercando di più o meno avere anche la stessa dimensione. Vado a tagliare una parte di eccedenza delle cannucce, sparato, ecco fatto. Prendiamo il nastro.
cerchiamo di dare la forma in maniera che sia più o meno simile a quell'altro. A questo punto andiamo a prendere una cannuccia bianca, io la vado a inserire qua all'interno, va messa anche una punta di colla. Ho messo un po' di colla, quindi la inserisco in questo punto. Metto una molletta e aspetto che asciughi la colla. Dopo che la colla si sarà asciugata, con la cannuccia cominciamo a girare in tondo, tenendo il più possibile stretto il lavoro. Mettiamo una molletta per bloccare e vado ad aggiungere una nuova cannuccia. Ok, schiaccio un pochino e proseguo girando in tondo. Aderire bene. Ora vedete che questo manico avevo dato una forma particolare, quindi cerchiamo anche in questo caso di dare la stessa forma. Qua si sta staccando la carta, un attimo che metto un altro pezzettino. Ecco fatto. Andiamo avanti a rotolare fino alla fine. Quando arriviamo al punto finale, l'ultimo codino del lavoro, mettiamo un pochino di colla qui all'interno e su questo qua e lo andiamo a inserire qui dentro. Così. Tiriamo un pochettino in maniera che spunti da questa parte. Non so se si vede. A questo punto mettiamo una molletta per fermare il lavoro. Ed ecco il nostro secondo manico. Ecco il cestino praticamente finito, i manici sono terminati, cerchiamo di dare una forma armonica, io ho preferito tirarli verso l'esterno, ho passato di nuovo la colla e una finitura che in questo caso ho scelto di fare lucida per evidenziare il contrasto dei colori. A questo punto non ci rimane altro che prendere la colla in stick, andarla a passare sul fondo che, se ricordate, era stato lasciato di cartone, ecco fatto, e ad andare a applicare il nostro
panno lenci, posizioniamolo in maniera da coprire perfettamente il cartone. Ed ecco fatto il fondo. Stessa operazione va fatta per l'interno del cestino. In realtà per l'interno del cestino possiamo anche semplicemente il panno lenci inserirlo senza necessariamente incollarlo, così in caso si sporchi eccetera, all'occorrenza possiamo estrarlo, sostituirlo oppure lavarlo.